scherma, mondiali, Garozzo è di bronzo nel fioretto, delusione Fiamingo nella spada. Lipsia. Sognavo di vincere nello stesso anno Olimpiadi, Europei e Mondiali, sognavo questo grande slam, non so quanti lo abbiano fatto. Ce l'ho messa tutta, ma mi sono fermato davvero ad un millimetro dal risultato. Oggi abbiamo recriminato con l'arbitro, ma in realtà la colpa è solo mia, ho sbagliato. Sono rammaricato, è la disamina di Garozzo. Saito si conosceva poco, ha fatto uno o due finali di Coppa del Mondo, ma oggi è stato bravissimo e per questo mi ha battuto. Non mi sono piaciuto, sono stato testardo dal punto di vista schermistico, riesco a cambiare spesso nell'assalto, invece stavolta mi sono incaponito a fare la stessa stoccata ed ho sbagliato. Grande delusione, invece, nella spada femminile dove Rossella Fiamingo vede sfumare agli ottavi di finale il sogno di centrare uno storico trisi iridato, dopo gli ori conquistati a Kazan nel 2014 e a Mosca nel 2015. A fermare l'azzurra è la polacca Eva Nelly, capace di portare a segno la stoccata decisiva del 13-12 al minuto supplementare. Interrompendo la rimonta di Fiamingo che, dopo aver superato all'esordio per 15-2 la portacolore di Singapore, Victoria Lim, si era aggiudicata, nel turno delle 32, il derby siciliano contro Alberta Santuccio con il punteggio di 15-12. Stop nel turno delle 32 anche per Mara Navarria. Sconfitta, invece, nel primo match di giornata per Giulia Rizzi, eliminata per 10-9 dalla sudcoreana Sera Song. Fiamingo.